Cos'è questo TTT? Ok, lei. È aprile. Ciao Vannucci. No, che aprile magari. Maglietta, Vannucci, fa un caldo che si muore. Io ho messo sotto anche la fermia. Ho detto tante volte. Essendo l'8 novembre. Madonna, è imbarazzante. Sono a 25 gradi. Dei 25 gradi io sotto ho le cozze. Sei anche caldo a starti vicino. Addirittura. Amici di Buona Pesca, ci siamo. Abbiamo lanciato un messaggio per andare a fare una pescatina in relax. Siamo a Lagosi, da Mauro a San Donato. Sì, bravo. Guarda dietro gira. C'è un po' di gente di là. Qui c'è Riccardo. No, aspetta, ora si gira. Ora si fa. Riccardo dietro, laggiù in fondo c'è il nostro amico. Da Giovanni Duro. Jonathan. Vediamo se tirano fuori un pescione. E poi si gira di qua. Eccolo! Quello laggiù in fondo è il più grullo di tutti. Da Modena. Perché viene da Modena. E poi. È più saggio. Non pesca da questo. No, io gli ho costi. Che caschi? Niente. Se caschi non ti. No, mi sembrava che si la hanno fatta. Perché chiaramente tutti siamo no. E lui sta già pescando. No, vedi? ma è? Volevo capire se sì. I pesci erano attivi. Sei veramente una persona pessima. Buona giornata, faremo un video, oggi non c'è gara, non c'è nulla, siamo proprio oggi in relax. Si pesca e si mangia. Si pesca e si mangia. Dov'è? No, Mauro, Mauro. Sa fame! Allora io ero a sedere lì. Ovviamente arriva Mauro col panino, va più il panino. Ti sei entrato un pastura. E anche dura. Oh, ops. Hai perso? No. L'amo. Guarda. Lo sentivo toccare su sassi, non lo forzavo perché con l'altezza solare già non sono più abituato a pescare, guarda. Allora, me l'ha preso. No, si è slegato, guarda. E là. Poi. Poi. Questo è un. Si è slegato l'amo. No, vediamo bene. Questo. Voi che siete degli esperti. Non si è slegato. È slegato o si è rotto? È un po'. A me mi sembra forse. No, si è rotto. Si è rotto. Sì, si è rotto. Si è tagliato di netto, sì. No, ascolta, la. Il coso in cappiola è più grosso di netto. No, ma va bene. Io non ho detto nulla, I tuoi amici lì sulla sinistra. Non lo forzavo, lo sentivo in terra, ogni tanto facevi il filo. E poi si rimuove. Si è sciolto. Si è sciolto. Cioè me l'ha tirato via, ma che si è sciolto? Andate a cagare, tutti e due. Sto mangiando, intanto lui guarda, con calma. Aspetta. Cioè quei pesce in canna? Sì, ma tanto un po'. Con il pesce al canna, eh? Sì. Buongiorno. Prima mi è andato via, ho legato male il lamo, ma dopo pochino l'ho ripreso. Dovrebbe essere una carpa, quasi uguale. Vada, eh? Ragazzi, c'è dei pesci fantastici. Tanta roba. Quest'anno agosto hanno preso un amo da 26, quasi 27 kg. Qui? Porca miseria. E dov'è il Vannucci? Davanti lì. L'amo è spaccato all'amo. Che peccato. Che peccato, però guarda. Si è sganciato. Al lato hanno catturato. Hanno catturato? Andiamo a vedere il ragazzo da Modena. Amico di Modena, chi sa? Un black. Ho portato a tre. No, un persio reale. Un persio reale. Sì, da anacelli lì. Non ci posso credere, ma po' bello. No, reale. No, è un realino reale, questo. Reale. Un realino. Bello. Non è neanche ingollato. Bello. Cioè, ti è servito sul coscio, eh? Sono viziato e mi viziano e ti vizia e le Mauro ti vizia. Ah, tu gli ha portato anche il vinello, poggio fresco. Oh no, il vinello bianco con pasta al granchio. Pasta al granchio. Siamo a pescare la pasta al granchio. Questa apparecchia, mettiamo la tovaglia. Tovaglietta, eccola qua, molto gentile. Ale.
Almeno un sorso di vino tu me lo dai. Un bicchierino tu me lo dai. E con questo caldo, eh? Capito? Va giù che le ha un piacere, secondo me. Guarda me le piaccia. E tu seduto come al ristorante, meglio. tu sei massimo. Giustamente tutti al sole e Matteo all'ombra. Relax. Perché l'hai il punto buono? Doveva essere, ma tutti poi avvicinano anche a noi, si pigliano là. Ciao Matteo, piacere. Buongiorno. Nostra mia, ti stai da queste parti? Sì. Da queste parti? Sì, vicino. Molto vicino. Hai una palestra? Sei un istruttore? Sono un istruttore. Un istruttore di? Muay Thai. Che sarebbe tipo la kickboxing? Box thailandese sarebbe calci, pugni, gomito e ginocchio. Noi siamo amici, vero? Certo. Perfetto. Dipende. dipende da come andrà la pesca oggi. Dipende. Ho visto ci sono anche delle ragazze da te che... Sì. Che sono quelle più pericolose. Posso fare la marchetta? Certo può fare la marchetta. No, voglio salutare tutti i miei compagni e allievi della Kurosaki Dojo di Pisa, che... del nostro maestro Stefano Giannesi, lui si è trasferito e ci ha lasciato praticamente in mano a noi tutta la palestra. Tutta la palestra. Simone Benedettini, che è il presidente, e Marco Giglio, un altro istruttore. Si può fare perché è sport, quindi no. Sano, palestra, va no, bene. No, mi fa piacere perché comunque sia uno sport, purtroppo ancora sta prendendo piede, ma ancora troppo poco. Però non si fa di male anche, un po'. No, ci si deve, è uno sport da contatto. È uno sport da contatto. Non è come la pesca. No, qui da però, contatto. Però sicuramente da tanti insegnamenti a livello ideologie e cose qua. Sì, sì, condivido. E pesca e questo sport vanno bene insieme. Un'ottima cosa. Sì, sì. Senti, tirasci fuori un pesce però dopo. Spero. Bene. Io spero. Te pochi, sei di casa qua. Sì, pochi ma. Anche buoni. Due soli però due berandelli. Belli, sì. Intanto c'è il mio socio. Che ogni ne può fregarti meno. C'è il mio socio e mangia. Che succede? Il mio socio mangia, beve. È un spettacolo. Guarda che programma televisivo che ho davanti. Laggiù ci sta il nostro amico modenese che ha preso un bel persio reale. Invece accanto ci sta un altro amico che l'ha preso, sì, però non era reale, però una bella carpa, ora la ripiglia. Guarda qua, guarda l'impostazione del pescatore, guarda. Eccoci. Oh, bella. Guarda, bella, vai Jonathan, dagli mano. Io andrei a ribrevettare un po' il guadino perché... Matteo, che ne dici di avvicinarti a noi? Ok. Yes. Questa è bella soda, eh? Rimarrà, dai. Bello, è un bel pesce, Questo è un bel pesce. Mauro, il ragazzo non sa dove venire a pescare, il ragazzo. E ora se ne è accorto. Ora se ne renderà conto. Amino senza ardiglione. Bravo. Amici a casa. Lavoro. Bravo. Questo pesce. Questo oltre 10, eh? Oltre 10, ma sarà anche 14 questo pesce. Guarda che pancione che è. Ma è largo, non è tanto lungo, ma è largo. Quanto è massiccio più che altro. Tanta roba. Bravo. Bello. Bravo Rick. Torna a casina, Ciccia. Vai. Per buttarla dentro. È vero. No, ma le Jonathan, capito? L'è invidioso, ha detto, sai che farò le butta. E noi più che altro siamo invidiosi noi. Qui me le sono levate le soddisfazioni, guarda. Mauro, ti preoccupare. Guarda il ragazzo. Bello. Vai, andiamo. Guarda, cioè, mi fermerei anche adesso. Guarda, bella. Bello, bello, bel pesce. Aspetta perché c'è. Vada là. Bel pesce? Sì, un bel pesce. Ha portato proprio una porzione minima. È un chilo di pasta. Sono da solo a mangiare. Ma fa assaggiare. Oh, male. Una forchetta. Una forchetta, vai. Guarda. Tenga. No, la piglio dopo, vai. Il primo è tuo. Il primo è tuo, vai. Ah. Si può fare, eh?
Salute. Che bellezza. Noi siamo a pescare. Vivi. Perché a pescare noi siamo messi. Guarda, ma siamo messi. Guarda là come va. Guarda lui. Come va? Chi l'è? Hamilton. Ci siamo? Pocca bel pesce, oh. Quando c'era le bolle intorno ai galleggianti, tanto Igli c'è il fattore C, esattamente, che il fattore C vorrebbe di calciatore, eh? Sì. Oh, che bel pesce, un pesce che ha preso, pocca la miseria, anzi neanche per la mancia, per un fianco, questo è un bel pesce, questo è un pesce che li passa abbondantemente 10. Altro che 10. Porca del pesce. Era bel pesce. E questa sarà anche una quindicina. Guarda il colore. Quell'altro mangia, beve. Quell'altro, sì, no, hai ragione. Scusa se ti disturbo, eh. No, no, no. Non vorrei disturbo. Ottimo lavoro. Eccolo! Tu ti hai sentito toccato nel vivo, eh? Sì. No, ce l'ho sotto, ma gli devo trovare la medicina giusta. Eccolo il pinocchietto, vai. E vai di pinocchietto. Grande Matteo. Sì, meno male. No, no, ma fo da me, dai. Vabbè, hai ripreso tutti quanti. Io ho messo il filo nuovo ora. Onde evitare che ti mandi a cagare. Ma è un pinocchiettino. No, no, ma non importa, Gianfra, dai. Gianfra, ma no, guarda. No, no. Vedi, andati un po' bene la pressione. Sì. È che mi piaceva pescare. Ecco, guarda, ma ho preso anche il filo. Guardate voi. No, l'ha preso fuori anche questo. Sì, bocca. Si chiama la bocca del culo questa qua, che è una bocca un po' diversa dall'altro tipo di bocca. Guardate voi. Ha preso due pesci. Vabbè. Ma è come i maxi bond, due è meglio che uno. Bene. Bene. Oggi Gianpa sei il top. No. Il forte, il guadinatore. Vai a cacare. Sei una persona fantastica. Mm. E onde evitare, spengo perché tiro un moccolo ora. No. E non sarebbe molto elegante. A parte sto. Cioè, questo qui è grande come. Come il mio? Sarebbe già interessante averlo così. Vabbè, questi sono quelli nuovi, appena immessi in acqua. Ah, bellino. Perfetto. Tac. Squalettina di. Fanculo. Mauro sta qui. Non ti muove da qui. Dai. Vedi, arriva Maurino. No, no, se tu me la gufi, Mauro, è un po' di lei. Che è partito. Facevo per non pigliare il filo di lui, ma sarà dura. Ma sì, al massimo condivideremo il pesce insieme. Ma scansato, vero? Questa vada meglio andare. Ma di collini. E che fai collini? Che canne ti ho preso? L'ho che è preso. Successo? Mi sa che l'abbiamo. Oh. No, c'è un pesce, mi sa. C'è il mio forse. No, no, c'è il pesce. Io tiro. Onda per paura, io tiro. Io ho tirato. Poi si guarda. Questo pesce si tira in modo strano. Madonna. Questo è strano, te vedi, l'ho preso alla pannucchi. L'ho preso forse alla pannucchi, sì. Sai? L'ho preso alla pannucchi. Voglio vedere cosa c'hai. Ti piace? Oi! Iaiaia! Sì, senti qui, sì. Aspetta che non ho ancora visto. No. Aia!
devo capire. Non riesco a vedere il logo, aspetta, aspetta. Non metteva a fuoco. È una brutta persona. Guarda, non ci vedo bene. Pinocchietto. Pinocchietto in cazzereccia. Pinocchietto, ma tirano comunque. Preso da fuori? Sì. Ovviamente. No, la bocca. Mamma mia, già. Per il reparto esterno ci sono io. Un attimo, che cannina tu sei? Aspetta, sta fermo lì. Hai detto fermo, ma lei pesce è un meno. E non capisce. Aspetta un attimo, che non ho visto bene. No, il logo. Aspetta, c'è anche la felpa. Dai! Bella. C'è il nostro amico di Modena, sa. Dove si piglia sta roba? Dove si trova? Solo su buonapesca.it. Bravissimo! Grande! Via, che lo levi. È stata rotta di 2 kg. Andiamo, ragazzi, su. Può tirare, tu c'è la potenza. No, Jonathan, vieni. Ah, no, c'ho Iggy, va bene. Ci sono. Vieni. Vai, tira su. Pinocchiettino, ma. Bellino. Sì, va bellino. Tenevo nuovo. È proprio nuovo. Va bellino. Tenevo di qua. Con tutti i ticchiolini. Vai. Aspetta, ti vengo dietro perché c'è una felpa. È bella? Sì, bellissima. Dai. Ci sei? Vai. Ci sei, fischiello? Lascia lo squaletto. Vai. Vai. Dai, andiamo? Non posso dire. E che tu imbastisci te? Voglio pescare con l'altro. Come mai? Perché Marrafa pesca a fondo. Voglio provare a fondo, però. Poi questa non si è mai usata, eh. Questa è nuova di pacca. È nuova di pacca. Calmi. State calmi. State calmi. Sta anche Matteo che questi li tira su, difeso con un dito. Con un dito li tira su Matteo, guarda. Oh, ascolta, te tu ci hai rotto le scatole, ne aveva presi 20 di pesci. Ma Matteo, fa finta di bucarlo. E via. Lo pelli. Quando lo tiri su, chiappalo per i peli. Va bello. Chiappalo per le ossa. Cavedano ungherese. Ecco, bravo. Vai. Va bello. Te l'ho detto, noi si fa parte del team, che non ci vuoi credere. Guarda che bellezza. Questo è uno di quelli più piccoli. Ma comunque belli, belli, Però sono belli. Sono pesci belli. Va bello. Quanto era? Un decino questi? Sarà 8-9 kg. Guarda, no, guarda il bel pesce, guarda bello, devo. Guarda, ci sta la curva dei pischelli. Perché sono tutti qui a chiedere informazioni per buona pesca al camp. Ah, 2019. Bravo. Il guadino non dolle. Ecco. Alle spalle. Ecco Matteo, grande Matteo. Ecco, io voglio far vedere prima questa bocca qui. E poi fare complimenti a tutti i pescatori che trattano il pesce in questa maniera. E volevamo dire ai pescatori che riducono i pesci in questa maniera, con queste bocche, che siete dei maiali, cari amici pescatori. Speriamo che nessuno che ci guarda in questo momento sia uno di quelli che a noi non ci piacciono. No, lo metti con la punta qui. Forse. Che si dice oh? Come tu stai? Bene, bene. Non è pischellaccio. Che te fa? Hanno acqua? No, ma l'avevo chiappata e poi me la porta. Stavo a portarla via. Sta a portare via Agnosa. Meno male c'è il bozzolo là. Oggi fa guadinatori, assistenti, tutto. Fai vedere qua. Ehi, questa è bella, eh? Guarda, questo è un bel randello, se l'è chiamata, perché ha detto è l'ora dei pesci grossi, allora, questo è un bel pesce, bravo pischello. Meno male c'è Matteo, se no con il cacchio si tirafo. Con 2 erni. Con 2 erni? 2 erni. Aspetta, ti dirò così.
Questo è un ventino, eh. Mamma mia, te è bello, c'è. Questo è un ventino. Che muscoli fiosco. Che bel pesce. Tu, ferma. Vai con l'ernia. Cro, la schiena. Rotta. Vai, ti ho fatto un buco. Grande, grande fischietto. Via, acqua. Vai, acqua. Oh, il cicalio. Va che va, va che va. Questa la portiamo a casa. La portiamo a casa questa. Come? Vai, Mauro. Ci siamo. Sta a sedere, mi fa anche gli occhiali, guarda. Voglio rompere anche gli occhiali. Le andava via il nostro mio, ma aveva gufato, vedi? Aveva gufato per benino. Appena è partito, penco, il vespino, radabanghete. Guarda come se lo spulcia. Come lo spino. Te lo spini. Che bella sole. Ecco, si botta l'acqua. No, che voglio far vedere la felpa agli amici di Buona. E oggi mi è presa oso. Tutti i giorni tu mi picchi, fa si è capito cosa? No, l'ho vista. No, è nemmeno grosso. Eccoci, lo volevi? No, sono io l'ho preso io. No. L'hai preso da fuori, sì. Oh, alla Vannucchi! Oh. L'allievo, ragazzi. Supera il maestro. No, ma infatti non è un pesce enorme, mi sembrava che tirasse un po' troppo. Però fin. Vada nel naso. Bravo Rick! Sì, bravo Rick, un tubo. Tu lo devi far tirare giù. Oh, bravo. Come siamo messi? Guarda il formaggio, tiro via gli occhiali. Anche il pischellino, lo piccino, ecco, dove dai il camp con noi. Ecco. Vieni qua. Vieni qua davanti a noi. Vieni, grande. Uno dei nostri prossimi del camp sarà, vero? Devi dire sì. Sì! L'unico che si senti, non si sente la voce. Se sentia la voce soltanto... T'ha tirato presto a me. Cioè, una volta doveva star zitto per sentire la voce. Madonna mia. Comunque siamo un gruppo di schiantati, questo va detto. Questo è ufficiale. Oggi siamo una pesca tutti insieme qua alla Cosi, guarda gli amici, che bellezza. Grazie mille! Ciao! Alla prossima, però ciao. State in contatto. Buona pesca! Buona pesca a tutti! Buona pesca! C'è un'altra pescata, la rifaremo. Vai! Bene. Vai. E te vieni al campo con noi e non pigliare in giro quelli più anziani. Ciao ragazzi, ciao, alla prossima, ciao.